Ma stai a vedere quello che ho preparato? Pennetta alla vodka, pancetta, panna, cipolla, un capolavoro. Io adesso l'assaggio. No, ti prego, fermami. Dammi un pizzico, dimmi che sto sognando. Non sto sognando, ragazzi, è la realtà. È un piatto di pasta fantastico, facile, mi raccomando. Che state aspettando? Guardate il video, andatelo a vedere. Nicolò, assaggia sta pasta, dimmi com'è. Crea dipendenza. No. Ti voglio dare un bacio. Mi raccomando, guardate la ricetta, eh. Mamma Mamma mia! mia! Oggi prepariamo una ricetta insieme a Nicolò. Torniamo indietro, pensa Nicolò, oggi torniamo indietro negli anni 80, le pennette alla vodka. Te le conosci, le mangiate? E tocca capire perché non si fanno più queste pennette, perché sono buone, sono facili, costano poco e ti riempiono la panza. Vediamo gli ingredienti? Dai. Pennetta, io ho scelto quella liscia. Cipolla, vodka, panna, concentrato di pomodoro. La pancetta affumicata è affumicata e la passata di pomodoro. Iniziamo subito perché c'ho fame. Paro disparo. Disparo. Buttiamole giù. giù. Ho vinto io. Allora iniziamo così, a modo mio. Cipolla bianca, Nick. Tu guarda, perché questa è degli anni 80. Perché non quella rossa? Perché quella rossa è troppo forte, serve un sapore un pochino più dolce. Come so io, come so io? Dolce. Amaro. Senti, questa ricetta la devi imparare perché tu sei del 2014, quindi 2013. voi del 2013, vabbè 2014 è Tommaso, del 2013 non sapete niente di queste ricette, quindi questa è cultura. Altro che storia e geografia, tu ti fai una lezione di pennette alla vodka, Nicolò, e diventi uno scienziato. Allora guarda papà, si inizia così. Tagliamo un po' di cipolla, poca poca, mezza, anzi meno di mezza, questa è la quantità giusta. Poi, olio, mettiamo la cipolla giù e la facciamo imbiondire, quindi una cipolla bianca deve diventare bionda. Rimettiamo la cipolla a posto e ci prendiamo questo capolavoro della natura, la pancetta affumicata. Le diamo la cotica. No, la cotica è la parte della pelle del maiale che rimane dura e non ci piace. Vedi, questa è gommosa, con questa ci fai pasta e fagioli, ti ricuoce tanto e diventa morbida. Allora, a listarelle tagliamo la pancetta così. Senti, facciamole tutte e due insieme. Poi, dove li fritta, li sovrapponi, Nick. Senti, prendi un mestolino, questo qua nero, dai una girata leggera. Mestolino nero, bravo, dai una girata cipolla. Ti do una dritta. Per farla sudare, la cipolla, pensa, per farla sudare, noi aggiungiamo subito un pochino di sale. Lo sapevi? No. Così perde ancora di più i suoi liquidi, si cuoce bene, si cuoce prima. È bionda? Sì. Ok, se è bionda la cipolla, ragazzi, potete mettere la pancetta affumicata. Devo muscolare? Certo, poco perché adesso questa diventa bella croccante. Però sai che ti dico che è poca, Nicolò? Ancora? È certo. Guarda, che si buccia. È buzzicata, scusa, che famo, Nicolò? Tanta, è giusto. Insomma, non è che la devo solo guardare, bisogna pure mangiare. Perfetto, allora fai un altro po', lasciamola così cuocere e adesso ci tagliamo intanto il prezzemolo, perché su questa pasta il prezzemolo è fondamentale. Mettiamo a cuocere la pasta e facciamo questa ricetta perché è fantastica. Pensi che ti piacerà? Allora, guarda che buche di prezzemolo fresco. Stavolta i gambi non ci servono. È vero pure che ogni piatto, ogni ricetta c'è un ricordo e questo tipo di pasta, questo condimento mi ricorda sempre il periodo di Natale. Pronta. Grazie, Nick.
quando si preparava questa pasta era un classico. Vicky, questa è la tua prima pennetta alla vodka. La vodka, quindi l'alcol evapora, rimane soltanto il sapore che si sposa benissimo con la pancetta, con la cipolla, il pomodoro e la panna. Oh, è stata pure questa, voleva far parte degli anni 80, vedi? Quando sentirei parlare della ricetta con le pennette alla vodka, penserai a questo momento. Io invece ricordo i momenti che ero piccolino e durante le feste andavamo tutti insieme e mangiavamo questi piatti. Adesso c'è una parte fondamentale, perché dobbiamo fare questo, guarda. Si alza, alziamo la fiamma, anzi, un'induzione. Ancora? Eh sì, perché adesso dobbiamo fare il flambè, bisogna flambare tutto. Sì, manca un fuoco da campo così. No, non ti avvicinare adesso, niente, è pericoloso. Se state a casa fate attenzione, mi raccomando. Se ci avete la cappa sopra, fatelo, ma con un coperchio vicino, perché se la fiamma parte e prende la cappa con i grassi e l'olio, succede un macello. Con l'induzione invece è un pochino più facile. Che faremo così? La vodka. Mettiamo la vodka, prendiamo un cannello e gli diamo fuoco. Vedi? Aiuto! Adesso si abbassa tutto, quindi piano piano si sta spengendo, vuol dire che la parte alcolica è evaporata tutta. È rimasto il sapore, l'odore, bravissimo, che ci serviva a noi. Aggiungiamo la passata di pomodoro. Ma la pasta, mi sono chiesto, quando la cuciamo? Adesso, Nicolò, intanto dobbiamo preparare il condimento. Un cucchiaio di concentrato di pomodoro, un po' di sale, poco, perché già c'è la pancetta che è bella saporita. E lo facciamo cuocere per circa 10-15 minuti, il sugo, si deve stringere un pochino. Allora, il sugo l'abbiamo preparato, giusto? Sì. Qui che c'è? L'acqua. L'acqua, che sta per bollire. Quindi che manca da fa? La pasta. Prima? Il sale. Mettiamo il sale nell'acqua la pasta. Poi calama la pasta. Ah, Nicolò, metti il sale e cala la pasta. Fa qualcosa. Mettete il sale piano piano piano, così salate meno. Metti la pasta. Calate la pasta. Ora, pennetta liscia, mi raccomando, vai. Dentro, Vai, butta tutto insieme. Oh, adesso rimettiamo il coperchio e facciamo prendere il bollore. La pasta l'abbiamo messa, la facciamo cuocere 7-8 minuti, la finiamo di cuocere nel sugo e adesso andiamo a vedere come è venuto il sugo. Ecco il pomodoro, si è ristretto, gli odori sono usciti fuori, la pancetta è bella morbida, il sugo, vedi, si è proprio ristretto, adesso il sugo chiama la panna. Quindi mettetevi una mano sulla coscienza, non rompete le scatole, perché la panna ci vuole. Se no cambia ricetta, ma la fa. Adesso la panna si deve amalgamare, il colore deve diventare rosa. È arrivato anche il momento di aggiungere il nostro amico preferito. Sai chi è? È zio Prezzemolo. Passami zio Prezzemolo. Come la vedi? È rosa. Un po' di prezzemolo. Senti, io qui non lo so se ce la metti, ma un po' di pepe. C'è chi ci mette il peperoncino, io ci metto il pepe. Un po' di piccante serve. Quindi il pepe vai a quantità quanto basta, come ti piace, come ti pare. Ma questo è proprio un piatto delle feste, un piatto che richiama il Natale, no? Senti, ah, vedo ancora un po' troppo rosso, mettiamo un po' di panna. Ecco qua. Era finita, scusa. E questo è il colore suo, guarda. Questo è il colore che ricordo io. Dovete fare attenzione. Fate attenzione, questo tipo di pasta, questo tipo di condimento, il sugo di partenza, prima di mettere la pasta, deve essere bello liquido. Poi aggiungete la pasta, facciamo la nostra mantecatura bella per fare quella cremina che ci piace tanto e poi se la mangiamo. Ci siamo, ragazzi, la pasta è bella al dente, non è cruda, non è cotta, gli servono quei 2 minuti che cuoce adesso nella sua salsa. La facciamo rapprendere bene. Sì. Senti, mangia. E adesso senza pietà, abbia bocca. Adesso senza pietà, ragazzi, va tutto al massimo.
e iniziamo a mescolare, guarda, piano piano. Come un bambino piccolo, gli devi fare il bagnetto adesso, vedi? Se lo coccoli, la sposti e aspettiamo che la salsa si ritiri, così la pasta diventa bella cremosa. Guarda. Lei è la pasta degli anni 80. La devi assaggiare, Nicolò? Ragazzi, ci siamo, eh? Guardate la crema come si sta indurendo. Questa è bella spessa, è pronta per finire la panza. Fammi un sorriso, fammi un sorriso. Pochi istanti e impiattiamo. Ragazzi, la pasta è quasi pronta. Mi raccomando, non vi ho detto prima perché ormai abbiamo quella confidenza, ma adesso vi devo dire, mettete un like alla ricetta, iscrivetevi al canale, attivate la campanella che è fondamentale per rimanere aggiornati su tutte le ricette che prepariamo e poi condividete il video, scrivetemi anche il vostro ricordo associato a questa ricetta e poi provate a rifarla, così mi dite com'è. Spingiamo, che ci siamo, è pronta, la facciamo riposare un po'. Anche la pasta deve riposare, Nick. Lo sapevi? No. La volevo assaggiare subito dopo. Bravo. Non la saltiamo, sennò facciamo un macello, eh? Tu diventi tutto pua. Ti faccio diventare pua. Allora, guarda, guarda, guarda. No, devo saltare, devo saltare. Non posso. Come fai? Buzzati, saltare la pasta. Spostati. Vieni qua dietro. Ma papà è bravo, guarda. Non schizza niente. Guarda che spettacolo! Siamo pronti. La impiattiamo, mestolo d'oro, anzi d'argento, la vuoi impiattare te? La senti? Piatto, ai ai ai, pulire il piatto. Guarda, questa è perfetta. Era un tipo di pasta che si mangiava, sai poi dove? Sempre. La trovavo sempre nei pub, quando andavo nei pub da ragazzino, c'era sempre nel menù pennetta alla vodka, sempre. Era un piatto che... Io mi ricordo al bowling, nei pub, c'era sempre sto piatto. Vabbè, io direi che parla da solo. Adesso lo mangiamo tutti. Mettiamo un po' di crema. Adesso il nostro amico prezzemolo un po' fresco così, non tanto. La ricetta è finita, questo piatto parla da solo. Abbiamo fatto le pennette alla vodka. Spero che vi siano piaciute, spero che vi ho stimolato un ricordo al quale siete affezionati, perché questa pasta la mangiavano negli anni 80, 80, 90, quando tutto era più semplice. La panna non faceva male, si poteva mangiare la pancetta e la panza. Quindi fatela perché è veramente buona, ogni tanto, non sempre. Sotto le feste è la pasta che io vi consiglio. Se vi è piaciuta la ricetta, metteteci un like, condividete il video, iscrivetevi al canale. Ci vediamo con la prossima buzzicata. Guarda che bella, guarda.